consigli che possiamo dare dopo aver esaminato questa sentenza? Tenere traccia di tutte le comunicazioni intercorse tra l'operatore e il cliente. Quando l'operatore chiama, che cosa dice al cliente quando lo chiama o quando gli scrive, che cosa il cliente e quando lo chiede all'operatore. In questo modo noi prepareremo una serie di circostanze e di eventi che ci potranno essere molto utili nel momento della udienza e della preparazione del ricorso al Corecom, perché in tanti casi potremo essere in grado di sbugiardare le affermazioni dell'operatore se fa il furbo. Secondo consiglio, già ho detto nel mio video precedente su questa sentenza quanto è importante effettuare per iscritto le proprie comunicazioni. È importantissimo che queste siano scritte e che siano fatte in modo da tenerne traccia, ad esempio tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, perché questa circostanza è fondamentale, ad esempio, nel caso vogliamo chiedere un indennizzo per la mancata risposta. Potremo averlo soltanto se dimostreremo con certezza la data del nostro reclamo. Terzo consiglio, conservate con cura e attenzione ogni documento che intercorre tra operatore e utente relativo al rapporto contrattuale, quindi contratti, quindi dépliant, offerte stampate da internet, tutto quello che può esserci utile a identificare con certezza il piano tariffario a cui abbiamo aderito e gli aspetti contrattuali del nostro rapporto con l'operatore. Queste cose, di nuovo, saranno fondamentali nella fase del ricorso al Corecom. Quindi questa è una decisione interessantissima, soprattutto per gli utenti privati, ma anche per gli utenti business. Anche per loro il Corecom sta adottando una serie di decisioni molto positive. Ed è interessante notare che per gli utenti business l'indennizzo è di gran lunga superiore rispetto a quello riconosciuto agli utenti privati, perché ovviamente per gli utenti business c'è di mezzo la loro attività commerciale e i danni che un utente business subisce rispetto a un utente privato sono di gran lunga superiori. Se avete dubbi su una qualsiasi questione tra quelle che abbiamo esaminato in questo video, potete commentare il post sul blog bastabollette.it indicando la vostra perplessità o dubbio. Oppure in alternativa potete compilare il modulo presente alla fine del post e in questo modo potremo effettuare una valutazione gratuita del caso che ci dovrete sottoporre. Grazie e a presto.